Oggi voglio affrontare un argomento che è molto caro a molti di coloro che vedono i miei video e riguarda il viaggio nell'universo e la conquista dell'universo. Voi avete sentito dire da parte di grandi menti degli ultimi periodi della storia della conoscenza umana, mi riferisco ad Einstein, che per raggiungere la velocità della luce praticamente occorrerebbe una massa infinita. Ma non è così. Noi vediamo in natura che esistono dei cicli che sono unitari. Avendo capito che il valore unitario dell'universo a livello di spazio sta veramente in modo ideale nel metro, sappiamo che la quantità di spazio unitario atomico in linea, chiamato angstrom, è nella sua totalità del suo ciclo in linea esattamente un metro, essendo uguale a 10 elevato a 10 angstrom. Ebbene, anche se il metro è la pienezza del movimento che occupi lo spazio atomico, noi vediamo benissimo che esistono possibilità di andare più veloci di un metro al secondo nel nostro tempo. Certo che il nostro secondo è configurato non alla presenza che esiste al nostro mondo reale che ha in noi dei soggetti piccoli. Esiste in relazione a tutto il nostro mondo, che per noi è il pianeta Terra. Ebbene, la presenza del pianeta Terra, come la presenza unitaria di ogni cosa, quando si è finalmente capito che tutta la fisica esiste nel ciclo di 10 unità e sono ogni tipo di unità, se noi prendiamo l'esistenza della presenza dell'unità della Terra, che duri un giorno, come tutta la rotazione intorno al suo asse, allora se la presenza è un giorno, il ciclo intero della sua presenza è 10 giorni. La presenza di un giorno terrestre si aggancia al decimo del metro, nella scala opportuna in cui noi misuriamo il metro, e allo stesso modo si aggancia all'unità del tempo, il secondo, non in un secondo, ma nella presenza di un decimo di secondo, perché l'unità del secondo esso pure esiste nel ciclo intero di 10. Per cui se la presenza è regolata dall'unità del tempo di un secondo, il secondo deve essere il ciclo del tempo, la cui unità di presenza è un decimo di secondo. Anche per il secondo. Di conseguenza si deve far corrispondere la presenza della Terra a un decimo di secondo, tanto che relativa al secondo poi occorrono 10 giorni, per cui anche l'unità della presenza di un giorno esista nel ciclo di 10 giorni. Capito dunque quanto è durevole un secondo in relazione alla nostra vita, perché è legato al ciclo della presenza di 10 giorni terrestri, la velocità della luce è messa in relazione proprio a questo sistema unitario di riferimento che è dato dal nostro pianeta. L'unità del tempo è il ciclo di un anno,
e questo possiamo considerarlo la presenza unitaria, e a sua volta il ciclo della presenza unitaria di un anno esiste nel ciclo di 10 anni. Allo stesso modo, laddove un anno è l'unità della rotazione di tutta la massa, rotazione e rivoluzione, in relazione al sistema delle stelle fisse, e noi lo consideriamo unitario come tempo, mentre questo anno è all'interno di un ciclo di 10 anni, a sua volta è l'unità che è espressa da valori decimali di 365esimi, e ogni giorno è un 365esimo del ciclo intero dell'anno. Per cui tutto ciò è messo in relazione in un modo rispettoso. Non esistono limiti per superare il ciclo. Il ciclo è qualcosa che può essere superato tranquillamente. Ora bisogna arrivare a capire se noi siamo in condizione, accelerando sempre più, di superare la velocità della luce, quella in linea, quella totale che calcola tutto in linea, anche l'ondeggiamento, e quindi non è quella che risulta misurata nel vuoto, che è solo quella lineare, e non considera l'ondeggiamento elettrico e magnetico. Se noi consideriamo anche l'ondeggiamento elettrico e magnetico aggiunto alla linea percorsa dalla luce, noi abbiamo la velocità assoluta tutta su una linea, e sono 300 milioni di metri al secondo. Ora, la questione reale è questa: noi, se acceleriamo in modo unitario di un metro al secondo ogni secondo, se abbiamo questa accelerazione unitaria, quanto tempo ci vuole per raggiungere e superare la velocità assoluta di 300 milioni di metri al secondo? Questa è la velocità in metri ogni secondo. Quanti secondi occorrono? E allora, se noi acceleriamo di un metro ogni secondo, dipende dal numero dei secondi che esistono nel nostro sistema di riferimento, che abbiamo visto è l'anno. Quindi dobbiamo dividere 300 milioni per il numero dei secondi contenuti in un anno. Poiché in un giorno ce ne sono 86.400, e un anno, calcolando soltanto i valori grossolani e non i minuti, anche se pur essi hanno un'incidenza, ma per facilità di calcolo consideriamo solo i 365 giorni e 6 ore, se moltiplichiamo questo numero otteniamo tutti i secondi di un anno. E quando dividiamo questo quantitativo per quest'altro, noi otteniamo un valore che è pari a 13,5 e rotti anni. Il che significa che accelerando costantemente di un metro al secondo ogni secondo, occorrono 13,5 anni per raggiungere la velocità della luce e per superarla. E a questo punto io vi faccio notare qualcosa che è molto ma molto schematico e nello stesso tempo importante. Quando noi abbiamo la presenza di uno spazio a 3 dimensioni unitarie, come i 3 lati di un cubo, e noi assegniamo il valore 1 a ciascuno,
il totale dell'avanzamento in linea è 3. Ciascuno messo in relazione alla terna reale, perché questa viaggia solo in un verso. Abbiamo trascurato la terna negativa proprio in considerazione di un flusso, perché per avere il flusso noi dobbiamo mettere in relazione a un ente quello uguale e contrario nella sua dinamica. Quindi abbiamo poggiato la nostra osservazione su tutta la dinamica contraria per avere la dinamica inversa, ed essa è 3 più 3 sulla base di un meno 3 che consideriamo valore unitario di riferimento, e quindi praticamente 3 a 1, perché noi assegniamo alla totalità della presenza nel tempo di questa terna il valore 1 della sua presenza. Ora vedete benissimo che se la terna esiste come 3 nel tempo 1 in cui sono scaturiti tutti questi 3 metri di 3 unità componenti, ma noi vogliamo caratterizzare solo su una linea l'insieme, noi dobbiamo moltiplicarlo per una velocità che consenta a un vettore che operi su 3 linee simultaneamente di operare su una sola linea, ma a una velocità tale che per percorrere questa linea impieghi un terzo del tempo, e aggiunto un altro terzo per percorrere questa, un altro terzo per percorrere questa, praticamente bisogna che la sua velocità si triplichi. Quindi la velocità assoluta, quando uno dei 3 elementi componenti vale un terzo della terna, è un terzo di 3. La velocità assoluta unitaria non può che essere 3, perché dire un terzo di significa dire un terzo per 3. La velocità assoluta è 3 a 1. Quindi noi dobbiamo attribuire, quando vogliamo rappresentare tutto questo schema di volume su una sola linea che ci consente di uscire da questo volume e di superare la sua velocità, dobbiamo superare questa velocità assoluta, 3 a 1. Quindi, se il nostro tempo unitario è l'anno, noi dobbiamo avere 3 anni per superare in un anno, dobbiamo avere la velocità 3 a 1. Quindi dobbiamo considerare lo spazio 3 occupato in un anno. E se lo esprimiamo a livello cubico, quanto vale? 3 al cubo uguale 27. Se sono anni, ecco che vedete che per sparare questo sistema cubico, il cui lato sia 3 e sia corrispondente a un anno, lo spazio 3 elevato a 3 implica 27 anni. Se noi ci aggiungiamo anche la parte uguale e contraria che abbiamo tolto di mezzo per vedere solo quella reale, essa è altrettanto. Quindi abbiamo che il lato meno 3 alla 3 equivale a meno 27, a 27 ancora, perché essendo meno 3 per meno 3 uguale a più 3, elevato a meno 3 è meno ancora, e quindi abbiamo meno 27. Da meno 27 a più 27 il totale è 54. Quindi sono 54 anni il valore totale per raggiungere l'unità del volume. Nel tempo di 54 anni
accelerando sempre di un metro al secondo, ogni secondo, la velocità, avremmo raggiunto la velocità che possiamo considerare è tale da poter spostare l'uomo da un punto all'altro di un infinito universo istantaneamente. È una velocità istantanea perché è totale. Riguarda proprio che cosa? Questo complesso. Riguarda proprio questa proporzione, cioè questo calcolo che è dato da 3 più 3, ossia tutto il complesso avanzamento negativo e positivo, che si moltiplica per la velocità 3 per 3. E questo dato da 6 per 9, 54, come il valore totale di tutto l'insieme che è dato, quando lo calcoliamo in modo unitario, da quel volume che parta da meno 1 e arrivi a più 1, come il più 2, e che nel tempo di questo complesso avanzi come 2 al cubo, come 2 al cubo uguale 8. Ecco, il nostro sistema totale di riferimento è espresso in valori che sono 8 volte l'unità. Di conseguenza, se noi dividiamo 54 per 8 volte, otteniamo esattamente il valore di 54 diviso 8 uguale 13,5. E abbiamo ottenuto il totale della presenza unitaria, ossia in ogni unità di questo insieme che vale 8, quando è il volume nel suo complesso, ossia sulla base 2 che va da meno 1 a più 1. E siamo ritornati al valore che avevamo visto prima in 13,5 anni. Di conseguenza, noi quando trascorre un periodo di 13,5 anni e acceleriamo la velocità unitaria di un metro al secondo ogni secondo, se noi avessimo l'energia per raggiungere questa accelerazione, noi arriveremmo ad avere superato la velocità della luce. Ora, che ciò sia possibile o impossibile, possiamo accorgerci da un esperimento. Prendiamo un aeroplano, un jet, e consideriamo che questo è l'ambiente del jet. Mettiamoci in questa posizione quando è fermo in terra e lanciamo una massa in questo verso e in quest'altro e vediamo se c'è differenza tra i risultati che otteniamo quando lanciamo la massa in due versi uguali e contrari. Vediamo che non c'è nessuna differenza. Dopodiché portiamo questo jet, questo aereo, a una velocità che superi di molte volte la velocità del suono e ripetiamo l'esperimento. Se, avendo questo aeroplano una velocità maggiore, molto maggiore, perché andiamo a mettere a confronto due condizioni, una ferma, l'altra in movimento, se avessimo differenze in questo esperimento, significherebbe che aumentare la velocità, perché se questo aereo si sta muovendo e noi lanciamo un oggetto in questa direzione,
questo oggetto si aggiunge nella sua velocità a quello del jet, mentre questo no. Se noi lanciassimo alla velocità del jet, praticamente avremmo che questo punto è addirittura fermo, perché ha ricompensato in negativo tutta la velocità del jet. Quindi non ci sono differenze. Quando l'ambiente è confinato e siamo in una condizione di quiete o di movimento, una forza indotta è in grado di produrre questa conseguenza, F uguale M per A. Non ci sono limiti. L'accelerazione è proprio un rapporto tra la forza e la massa, e se noi continuiamo a applicare la forza, noi saremo in condizione di accelerare sempre più questo oggetto, perché vediamo bene che in effetti non c'è differenze neanche sulla Terra. La Terra, mentre sta avanzando intorno al Sole, ha una sua velocità di traslocazione. Di conseguenza, se questa avesse inerenza con la velocità che la Terra si sta occupando nell'universo, noi avremmo che, lanciando una forza in una condizione o nell'altra, avremmo due accelerazioni diverse, proprio perché una si andrebbe ad aggiungere a quella reale del moto della Terra, della sua velocità, l'altra si andrebbe a togliere. Ma vediamo che la Terra, pur essendo in moto a una grande velocità rispetto al sistema delle stelle fisse, questa regola non risente della accelerazione. Quella massima è proprio nel momento in cui c'è l'avviamento. Quando una massa è ferma, la forza esercita sulla massa un valore tale che è il massimo, perché il risultato dell'accelerazione è minimo. Di conseguenza vediamo che proprio l'avviamento di una massa è quella che rileva il massimo di resistenza a quella massa. È proprio nel momento in cui essa si avvia. L'avrete sperimentato tutti quanti voi, quando avete dovuto spingere un'automobile che magari non partiva per farla partire. Gli mettete dietro e fate una grande forza per muoverla, ma appena il movimento è cominciato, fate meno forza e riuscite ad avere più efficacia, perché accelera più facilmente. Di conseguenza, quando noi a mano aumentiamo la velocità, non andiamo incontro a un muro, come aveva ipotizzato Einstein, per cui a un certo punto non puoi proprio più neanche spingere perché la forza che ti opposta è totale. No! A mano che noi aumentiamo la velocità, è agevolato il fenomeno, perché quella forza interviene sempre sulla velocità in essere e ti consente di accelerarla. Il problema dunque non è tanto se si possa o non si possa superare la velocità della luce. Il problema sta nell'avere l'energia sufficiente, perché in 13 anni e rotti, accelerando soltanto, perché quando io dico che noi abbiamo la velocità unitaria di un metro al secondo quadrato, l'accelerazione, questa potrebbe benissimo essere superata. Potremmo benissimo avere un'accelerazione non di un metro, ma di 10 metri al secondo quadrato. Se noi avessimo questa accelerazione qui, di 10 metri ogni secondo quadrato, e noi avremmo
un anno e 35, perché quando il ciclo è quello dei 10 metri, il tempo si riduce a decimo. E vediamo benissimo che qui abbiamo proprio il numero esatto che riguarda la condizione così com'è. Perché? Perché andiamoli a considerare questi numeri, perché se sono numeri sono anche dimensioni. Da una parte abbiamo il valore unitario, dall'altra parte questo 35 che cosa è nei confronti del totale? Il totale, quando noi poniamo 10, la quantità della azione, e 10 la quantità della reazione, il prodotto tra il ciclo dell'azione e il ciclo della reazione è 100. Se noi consideriamo questo per 100 e quindi ci sbarazziamo dei nostri valori decimali, ecco, 100 è esattamente il ciclo totale dell'azione moltiplicata per la reazione. Esso vale 100, ma 100 è un valore di riferimento assoluto. Di conseguenza, quando noi lo consideriamo sulla base che consente di valutarlo come 100, quindi come 10 elevato a 100, e noi consideriamo il volume unitario quanto è, e ci rendiamo conto che il volume totale è 10 elevato al cubo, ma qui lo stiamo considerando per 10, dobbiamo considerarlo per 10 anche qui, se vogliamo considerarlo allo stesso livello di unità. Vediamo che il risultato è 10 elevato a 70. Siamo nel complesso di tutto il movimento che esiste. Non a caso, trasferendoci nel contesto religioso del riferimento dato all'uomo attraverso la nascita di Gesù Cristo, il tempo legato a Gesù, che è proprio quella causa trascendente che ha costretto la città che una volta si chiamava Salem a divenire Gesusalem e poi Gerusalem. Gesù è il fondamento di Salem e diventa Gerusalemme proprio sul fondamento di Gesù. Ebbene, poiché il fondamento di Gesù è nell'anno zero, tutta l'opera intera che consente l'esistenza di Gerusalemme è di questi 70 anni, perché nell'anno 70 dopo Cristo Gerusalemme è distrutta. Vedete, è il tempo intero, perché è la totalità di due valori uguali e contrari che sono contenuti dentro questo 10 a 70, che sono dati da 10 a 70 nel valore totale dello spostamento di 30 nel 100, ma che se noi vogliamo considerare nella sua linea dobbiamo fare la radice quadrata di questo quantitativo e il risultato sarà 10 elevato a 35. Vedete, 35 è tutto l'avanzamento reale contenuto in questo indice 70 e lo ritroviamo qui. È proprio legato a filo doppio con l'esistenza di quel termine che la natura ci ha dato per cominciare a calcolare l'anno zero divino, cui riferire tutte le considerazioni divine, quando noi usiamo la natura e la consideriamo per numeri. La considerazione divina
parte proprio da questo 35, quando è ridotto al valore centesimo, parte da 0,35. Infatti 0,35 al quadrato, questo numero qui al quadrato, è uguale a 0,1225 e considera proprio l'anno 0, il mese 12 e il giorno 25 del Natale. Vedete, Gesù è considerato all'interno di questo 35, nel suo Natale, nel suo avvento sul mondo. E il doppio di 35, che è 70, è quel pieno che, raggiunto il quale, Gerusalemme è distrutta da Tito. Ora, consideriamo che valenza hanno questi numeri proprio in relazione alla fisica. 35 è la dimensione unitaria della energia, la quale, basata sul 10 alla meno 35, è quella che unifica il 10 elevato a 35, perché 10 elevato a 35 moltiplicato 10 elevato a meno 35 è uguale 1. Di conseguenza, questo è il valore unificante, messo in riferimento proprio al 10 alla 70, dato dal prodotto tra i due valori uguali e contrari, meno 35 e più 35. Quando sono calcolati nell'unità dell'energia, chiamata Joule, e nella durata di un secondo, non ogni secondo, ma esteso per un secondo intero, questo è il valore unitario. Lo stesso valore, avete visto, che porta alla nascita di Gesù Cristo l'anno 0, il mese 12 del giorno 25 di Natale. Ma tutto ciò, quando noi vogliamo andare a vederlo nella sua quantità, ci troviamo proprio davanti a quel 33 più 33 per 10 alla meno 35, ossia 66 per 10 alla meno 35. Proprio questo è il quanto esatto della quantità unitaria di Planck della energia, calcolata nell'unità del Joule e nell'unità del secondo. E questo 66 è il doppio della vita di Gesù. Ma se questo considera il Natale, come mai la vita di Gesù è solo di 33 anni e non 35? Forse qui stiamo commettendo un errore nel calcolarlo il duplo di 66? Che cosa manca al 66 per diventare 70? Mancano quattro dimensioni, ossia l'unità e trinità di Dio. Quando noi nel valore 70 consideriamo il 70 sulla base dell'unità e trinità di Dio, ossia facciamo i calcoli precisi, matematici, che sono 10 elevato a 66 diviso 10 elevato a 3 più 1, ossia alla Trinità e all'unità di Dio, quando facciamo questo, non 66, scusatemi, quando facciamo 70, il periodo intero, diviso questo, abbiamo una potenza che ha la stessa base e per esponenti la differenza tra gli esponenti, e il 70 si riduce a 66. Questo nel duplo, nel doppione di Gesù, ossia in quel Padre e Spirito Santo, che se la vita di Gesù vale 33, la vita del doppione vale 66. Ma io vi chiedo, come mai la vita di Gesù vale solo 35 anni, quando per crearla ne occorrono vale solo 33 anni, quando per crearla ne occorrono 35? Ma semplice, perché 33
sono solo espressi in linea e esiste la trasversalità degli altri due personaggi della Trinità, che sono un Padre e uno Spirito Santo, che nella loro unità valgono due dimensioni, che se le giungiamo alle 33 portano il tutto al 35. Quindi vediamo che per determinare il Natale è necessaria la presenza trina di Dio, che in linea ha 33 anni e nel fronte ha un anno e un anno, diciamo così, quindi 35 anni. E il riferimento unitario è stato usato proprio in relazione a tutto ciò. Ma vediamo che cosa è quel 45, quel 54 che abbiamo visto in relazione agli anni per arrivare alla velocità assoluta. Se noi li confrontiamo con il totale che abbiamo visto, abbiamo capito, è 70, e quindi consideriamo tutto il ciclo che è 70, 70 meno 54 è uguale a 16, 6 più 4 10, 5 1 6 e 1 7. E che cosa è questo 16? Perché è tolto di mezzo il 16? Perché noi, quando percepiamo una realtà che è 10 alla 4 nella sua totalità, ma la percepiamo sulla base solo di una mediazione, solo l'avanzamento di questo ciclo 10, e quindi solo il 5 calcolato in base al 4, quando noi calcoliamo quanta parte della realtà nel suo totale tocca all'unità della realtà unilaterale nell'universo, toccano 16 quantità per ciascuna. Quindi ecco perché da 70 noi scendiamo al 54, perché la nostra realtà è caricata della presenza di 16 elementi messi tutti assieme. E che cosa sono in sostanza? Sono il ciclo 10 in linea e un fronte trinitario che vale 3 e 3 ed è assoluto, perché quando il Padre e lo Spirito Santo li consideriamo nella loro unità, bisogna assegnargli il numero 3, perché bisogna dargli la velocità dell'intera Trinità. E quindi la velocità 3 a 1 sulle due linee sono 3 e 3 6, e sono quella presenza trasversale che noi poi vedremo divisa in 6 versi uguali e contrari tutti quanti, a due, in coppie, così, 4 nel piano e 2 nel piano trasversale Z. Queste 6 componenti sono proprio queste, di questa trasversalità di piano, che poi avanzano come flusso unitario di 10, però il totale è sempre in numero di dimensioni, le 10 in linea più le 6 che esistono nel nostro sistema, e questo è il quantitativo unitario che è coinvolto in ogni presenza, al punto che laddove c'è questo quantitativo unitario che si sottrae a 70, noi ne percepiamo solo 54, e 54 è la unità coerente con tutto il nostro sistema di riferimento, tanto coerente che se noi moltiplichiamo, considerato che l'unità è 16 ma e riguarda 54 quantità, quindi moltiplichiamo la quantità 16 che tocca a ogni unità per le unità che esistono
nel numero di 54, 16 per 54, otteniamo 864 e sono tutto il moto in linea assoluto e riguarderà un fronte assoluto di 10 per 10, proprio in quanto assoluto. In linee di dimensioni ne abbiamo 864 in linea e 100 nel fronte e quindi diventano 86.400 e sono esattamente i secondi che esistono in un giorno terrestre. Quindi vedete, io partito da 54 che in anni è il totale e scendendo al giorno che contiene esattamente questi quanti, sto dimostrando la presenza assolutamente coerente che esiste tra lo spazio, il tempo, la massa e tutto il resto. Quindi quando l'unità nel nostro sistema è un anno, in 54 anni, se noi incrementiamo l'unità accelerandola sempre in modo unitario, nel secondo, noi arriviamo proprio in relazione a questo numero di secondi a una quantità di 54 anni per raggiungere la velocità simultanea, 1 a 1. Posto l'universo grande 1 a 1 nel suo insieme, noi abbiamo la velocità tale che, spianato, diciamo così, l'universo su tutta questa superficie, noi da questo punto possiamo andare al punto estremo dell'universo simultaneamente, in velocità 1 a 1, un metro a cioè esserci senza più l'ostacolo che è frapposto oggi nel nostro mondo. Il nostro mondo che cos'ha che lo temporizza? Ha proprio la velocità della luce, perché la velocità reale della luce è quanto scagliona quella presenza totale che esiste nell'universo in una percezione temporizzata. Da che cosa è dovuto? Proprio da questo fatto base, che quando noi mettiamo in linea tutte quante le dimensioni, ma io non riesco più a scrivere con questi miei pennini, li trovo sempre, quando io ho 300 milioni, spero che voi vediate, quando io ho 300 milioni di metri, che sono quelli che sarebbero percorsi da un fronte unitario della luce, però avanzo soltanto di 299 milioni. Allora, 792.458, ecco, diciamo, facciamo un po' di pulizia perché qui ho fatto un po' di casino. 300.000, avevo messo un po' di materia in più. Quando noi nella totalità in cui mandiamo tutta la massa in una linea, succede realmente che all'atto pratico noi riusciamo ad avere solo questo percorso, è perché nel piano si colloca una certa quantità di presenza che rende più grande quel piano unitario. Se il piano fosse unitario, uno per uno, tutto il volume sarebbe espresso su una linea sola, perché su ogni linea sarebbero 100 milioni di metri, però essendo tre le linee X, Y e Z, sono 300 milioni. Se voi volete sapere perché su una linea sono 100 milioni, è perché il riferimento totale che noi abbiamo su ogni linea è sempre 10 elevato a 10.
Il riferimento unitario della sezione è sempre il ciclo 10 elevato al quadrato. Da questo puro dividersi noi abbiamo 10 elevato a 8. 10 elevato a 8 sono 100 milioni di metri. Di metri, di quello che vogliamo, 100 milioni. 100 milioni è l'unità di linea quando il totale è 10 alla 10 e la sezione unitaria è 10 al quadrato. È 10 alla 8. Poiché noi abbiamo x, y e z che sono 3 che simultaneamente avanzano per 10 alla 8, 3 volte 10 alla 8 è 300 milioni. Quindi questo è il flusso assoluto legato a una sezione 10 al quadrato, nella quale poi l'unità della massa fosse il centesimo di ogni lato di questo 10 al quadrato. Perché l'unità atomica qui, ponendola in metri, l'unità atomica è 1, ma la massa è il decimo di quell'1 e quindi è il centesimo di questo 10 al quadrato. Essendo al quadrato è 10 alla quarta. Quindi abbiamo che la quantità 10 alla quarta di questo fronte è massa. È proprio la realtà unitaria data da 10 alla quarta che avanza tutta quanta in questo flusso qui. Ora, se il flusso è unitario, è messo tutto in linea. Ma se il fronte unitario è maggiorato, allora c'è una perdita di spazio, perché qui c'è 207.542 metri che sono tolti da qua e sono in sostanza compresi in un fronte che è maggiorato qua. Se noi vogliamo sapere quanto ce n'è per ogni metro, dobbiamo dividere questo per la sua unità e ci viene un valore che è esattamente 1444,90,55,131,00 fino alla dimensione unitaria atomica, e questo qui è il vincolo unitario che ha ogni metro. È obbligato ad averne 1000 come massa, è obbligato ad avere una realtà 3 più 1 su 4 dimensioni, 3 maggiori del ciclo 10 e una nel decimo, legata a uno spazio o a un'energia che è 90, se è l'energia 10 nel 1000. Quindi c'è all'interno del ciclo 10 5 di elettricità e 5 di magnetismo. Poi c'è 10.000 unità atomiche, c'è le 3.000 che sono 1.000 su X, 1.000 su Y e 1.000 su Z, e c'è 100 che è la quantità totale dell'energia 10 per 10 tra l'azione e la reazione. Questo valore, vedete, è il quantitativo unitario, che è proprio la base del tempo. Perché se noi prendiamo questa base qui e la mettiamo come valore di base alla potenza meno 1, la eleviamo a tempo, perché il tempo è un valore inverso all'unità. Mentre lo spazio è un valore multiplo dell'unità, il tempo è un decimo, è in decimi dell'unità. Quindi quando eleviamo questo a meno 1, il che è uguale a 1 diviso 1444, noi abbiamo un valore 0 che, ragiona a memoria, 0,00069,22,855 fino alla dimensione atomica, a questo è uguale questo tempo dell'unità, a 0, a questo valore qui.
quando noi lo sommiamo all'unità dello spazio, praticamente 0,0 più 1 diventa 1,0. Ebbene, questo tempo qui, questa è proprio l'area, quell'area 1,00, che la otteniamo se prendiamo questo quantitativo qui e lo dividiamo per questo qui. Se prendiamo tutto il volume espresso su una linea e lo dividiamo per la sola percorrenza di una linea, poiché dividere il volume per una linea significa trovarne l'area, noi otteniamo quest'area qui, 1,00, e è proprio condizionata al tempo. Ma qui, guardate, scaturiscono altre condizioni meravigliose che riportano i numeri a una osservazione trascendente dei numeri, divina dei numeri. Il libro sacro degli ebrei è la Bibbia. Il primo libro della Bibbia si chiama Genesi. Ebbene, in Genesi 38 è descritto, nel tempo di formazione del popolo di Dio, la formazione attraverso uno dei 12 figli di Giacobbe e Israele, da cui poi nasce il popolo di Dio delle 12 tribù, uno di quei 12, il quarto figlio, che è l'antenato in 38esima generazione di Gesù. Quindi vedete che 1:38, 1 libro di Genesi, 38 il capitolo, presenta nell'1:38 una nascita gemellare. Nasce una mano per prima, è dichiarata questa è la mano di chi è per primo. Poi la mano rientra nel grembo materno e nasce suo gemello, che rispetto a Gesù è in 38esima generazione. Essendo Genesi 38, la Bibbia descrive esattamente la generazione di Gesù in un modo assolutamente divino. Quando noi, lavorando nella fisica, ci occupiamo delle quantità particolarmente significative che sono usate, per esempio, per calcolare le condizioni statistiche, ci abbiamo una costante che è la costante di Boltzmann. Il valore pulito e preciso della costante di Boltzmann è 138. Ma vedete, questo valore poi è espresso anche nei modi cerebrali che la nostra mente usa per configurare non solo le condizioni reali, ma quelle spirituali, che si trasformano in pensieri, parole. E quando noi crediamo che siamo in un disegno, che i nomi non sono a caso, sembrano dati a noi da nostro padre e nostra madre, ma quando nostro padre e nostra madre sono disegnati da un altro che decide che quei personaggi chiamino il figlio in un certo modo, non è il padre e la madre che chiamano il figlio in quel certo modo, è il creatore che stabilisce che il padre e la madre chiamino il figlio in quel certo modo. Insomma, il creatore è Dio. E come chiama, proprio in relazione a chi vi sta parlando? A me, mio padre e mia madre. Mio padre ha chiamato Luigi. Mia madre, Mariannina. Sì, proprio col diminutivo, Mariannina. Quando andiamo a calcolare il valore cabalistico del nome, che sostituisca alle lettere il valore d'ordine nell'alfabeto italiano, la L è la decima, la U è la diciannovesima, la I è la nona, la G è la settima, l'I e la U è la nona. E facendo la somma dei valori che io ho espresso, porta Luigi a 54. Vedete, Luigi, mio padre, ha un valore
che è quello che abbiamo visto legato al valore totale del tempo. Reale, eh? E Luigi è lui Genesi Jesus. Lui generò Jesus. Io sono fantasioso? Sì, diciamo così. Mariannina, quando andiamo a calcolare il valore, qui viene 84. Che cosa esprime sto valore 84? Intanto vediamolo un po' in numeri. In numeri abbiamo visto cosa è 70, no? 70 è il ciclo reale totale. Mariannina 84 c'ha un 7 più 7 in più. Cioè c'ha il piano creativo di Dio aggiunto come la creazione di un tutto, perché è 70 nella linea, ma implica ancora un piano 7-7. Sentite Satana come protesta a sentire parlare della nuova Madonna? Sì, Maria, figlia della piccola Sant'Anna. 84. Avete capito che cos'è? Quando li sommiamo, 4 e 4 fa 8, 8 e 5, 13, 138. Vedete? Genesi 1, 38. Ma perché, dite, ti chiami in ballo tu? Perché io sono in Genesi 38. Io sono nato in Gen di Genesi, ma è gennaio. 38, anno 1938. Figlio di questo progetto che Dio ha attribuito a mio padre e a mia madre, chiamandoli in modo tale che esprimessero in modo puro questi quantitativi, e la loro somma, che ha prodotto il loro figlio primogenito, porta a un 138 di chi è nato proprio nel gennaio del 38. E si pone nei confronti di Gesù, che è secondo Genesi 38, ma Genesi 38esima, dal padre vero, si pone non in questo numero d'ordine di una storia di antenati, no, proprio come una data reale. Ma se poi ci aggiungete un altro libro di Genesi, che è Genesi 1:25, in Genesi 1:25 si racconta di un'altra nascita gemellare, e una nascita gemellare che io vi voglio leggere direttamente dalla Bibbia, perché vi renderete conto che sono due descrizioni che sembrano messe in fila l'una rispetto all'altra. Perché prendiamo Genesi, il libro della Bibbia, al 25, e cominciamo da uno in meno, dal 24. C'è scritto: quando poi si compì per lei, sta parlando della mamma, il tempo in cui doveva partorire, ecco che due gemelli restavano nel grembo. Questo è il punto 24 di Genesi 25. Invece in Genesi 38, tanto per farvi capire che è la stessa cosa qui, che la presenta divisa in due modi e in due momenti diversi, quando andiamo appunto al versetto, stavolta 27, il versetto 27 di Genesi 38, sapete che 27 abbiamo detto che è la totalità, 3 al cubo. Ebbene, quando il 38 arriva alla totalità del versetto 27, c'è scritto: quando essa, si riferisce alla madre, quando essa fu giunta al momento di partorire, ecco che aveva nel ventre due gemelli. Vi rileggo quell'altro di prima. Quando poi si compì per lei il tempo in cui doveva partorire, ecco che due gemelli le stavano nel grembo. E adesso vedete che c'è la presenza di due colori, il rosso, e c'è una mano. Allora, in Genesi 25 c'è scritto: il primo dei due gemelli, uscì rossiccio come un peloso mantello, e lo chiamarono Esaù. Subito dopo uscì suo fratello nell'atto di tenere con la mano il calcagno di Esaù. E c'è una mano
che indica che il secondo genito, che si chiamerà Giacobbe, Israele, il padre di tutti gli ebrei, costui avrebbe fatto le scarpe a fratello nato prima, e indicato questo fare le scarpe proprio dal fatto che gli teneva il calcagno. E quindi c'è questa indicazione trascendente della mano. Guardiamo che cosa è indicato nel 38. Durante il parto, uno di loro mise fuori una mano e la levatrice prese un filo scarlatto, cioè rosso, e lo legò attorno a quella mano, dicendo: è questo che è uscito per primo. Ma quando questo ritirò la mano, praticamente annullando la sua stessa nascita, si tolse di mezzo. Ecco che uscì suo fratello, e questo suo fratello sarà l'antenato di Gesù Cristo, il secondo, non quello con il filo rosso scarlatto sulla mano. Un'altra volta abbiamo un secondo che fa le scarpe al primo, ma stavolta non forzato, è proprio il primo che rientra nel grembo materno ed esce prima il secondo. Allora essa disse, la nutrice: come ti sei aperto una breccia? E lo si chiamò Perez. San Matteo non lo chiamerà Perez, lo chiamerà Taref, Fares. Per San Matteo si chiamerà Fares, ma qui in Bibbia c'è scritto Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto attorno alla mano, e lo si chiamò Zerach. Per San Matteo si chiamerà Zara. Ora, vedete, questi due gemelli, praticamente è la stessa presentazione di due generazioni. Una proprio a livello di Israele, questa qui, in cui nasce Israele, che fa le scarpe al fratello, e la seconda è invece il figlio di Giacobbe, che è il quarto, che si metterà e sarà costretto a fecondare la sua nuora, che era rimasta vedova, per dare un'eredità ai suoi figli che non ci sono. E di conseguenza si scavalca una generazione, perché il padre vero si mette al posto di questa generazione in cui i figli erano Er e Onan, che tutti e due muoiono e sono costretti a essere sostituiti per iniziativa della nuora, che si chiamava Tamar, che si chiamava Tamar, è costretto a... Però, se considerate che io sono coinvolto con costoro e sono nato il giorno 25 dell'anno 38, arrivate a capire che prima che nascesse l'antenato di Gesù, io ero già previsto a livello di sopra nei 25, ma ero ancora previsto prima nel capitolo 16, laddove nel capitolo 16 si descrive la nascita del primogenito Ismaele, il primogenito di Abramo, che era lui il primogenito, era Ismaele. E quando ci sono poi i profeti che dicono: dall'Egitto ho tratto mio figlio, Ismaele è tratto da una serva dell'Egitto, da una certa serva che si chiamava Agar, A-G-R, A Gesù A-R, lo possiamo leggere, dove A-R sono le iniziali di Amadeo Romano, nato da una serva, la quale si mette sulle cosce di Sara e praticamente le fa da utero, e tirando fuori il figlio
nato in quella maniera lì per le intenzioni pure di Sara di dare un figlio al padre, al marito, ecco che Sara ha le stesse intenzioni di Tamar, che vuole dare un erede e si rivolge al padre vero, e così facendo fa anche Sara, che si rivolge alla serva tratta dall'Egitto e la trasforma in utero, e da questo utero viene fuori Ismaele. Is nel mondo di oggi significa è, ma è un am messo per traverso e reso inconoscibile, dove am indica I am. Però in italiano, lingua che è, un I am che è messo in forma dubitativa, ma Ele significa Dio. Ebbene, nel 16, che avete visto è la realtà nel suo valore di carica, c'è proprio quella lettera R che viene prima di tutto. Quindi io, per non affaticarmi troppo in questa storia qui, vi sto semplicemente facendo notare come in quello che è il disegno di Dio, che è espresso in forma di libro sacro, di testo sacro, che ha dei numeri precisi, sono espressi anche personaggi reali che si incarnano e diventano proprio quei rappresentanti di un ideale di valore che scende nel mondo e lo rappresenta con verità, con modestia. Quando io riferisco di me a voi e voi immediatamente saltate dalle sedie e dico: ma guarda che presuntuoso questo che si dice descritto nella Bibbia. Oh, non cantate voi se siete cristiani che Dio mi ha fatto dal profondo del tempo. Ciascuno di noi è stato disegnato nel profondo del tempo, ognuno con il suo compito come personaggio. Ma il compito ad un personaggio non scaturisce dalla ricchezza e dalla possibilità del personaggio. Il personaggio è assolutamente condizionato a chi lo disegna così. E voi, quando sentite parlare me, dovete sentire proprio la presenza di un personaggio che non dice: quello che io faccio è merito mio, ma vi dice: io sono in un disegno che è scritto perfino nella Bibbia e di mio non ho alcuna capacità. Sono uno schiavo tirato fuori dalla schiava Agar di Sara. Io sono semplicemente opera di Dio che a un certo punto della storia vi vuole raccontare la verità e assume un personaggio che non è pieno di se stesso dicendo: è merito mio quello che vi dico. Io vi dico: io non ho nessuna capacità mia, è tutto un dono, tutto. Di conseguenza io respiro, è stato progettato così. Io sembro decidere: lascio cadere questo o no? L'ho fatto io? No, è stato un personaggio cui è stato disegnato che potesse fare così. Non sono io a poterlo, il personaggio lo può, perché Dio interamente lo disegna con tutta la sua apparente capacità, ma anche con la modestia di attribuire a Dio ogni cosa della sua vita e non a se stesso. Quindi quando voi siete in presenza di una persona del genere, ma non siete particolarmente attenti a che cosa vi dice, voi pensate alla presunzione di chi creda di tirare fuori da sé certe cose. E io vi dico: sto tirando fuori le parole dal mio sacco, ma non so neanche come escono in relazione alla mia capacità.
È Dio che parla attraverso di me e vi rivela la verità. Qui invece non arrivano coloro che, mettendoci di mezzo la loro creduta libertà di fare qualcosa in questo mondo, si oppongono a che Dio li faccia interamente. Io non mi oppongo, io lascio che Dio mi faccia interamente Lui, e di conseguenza non sono timido nelle mie affermazioni dicendo dirò delle scemenze, perché se Dio vuole che io le dica, le dirò. Se Dio vuole che invece siano le verità che Lui vuole, io accetto di dirle. Ho accettato anche di fare delle previsioni che si sono rivelate tutte sbagliate. E che fine c'è a questo? Il fine di far apprezzare chi vi parla come un soggetto esattamente uguale a voi, che è manchevole, perché nel nostro mondo non è la capacità il vero dono della potenza, è proprio la manchevolezza di sé. Sono i piccoli in questo mondo i veri grandi, sono coloro che sbagliano, sono coloro che procedono con passi che non arrogano alla loro capacità proprio nulla, sono i poveri di spirito, sono costoro. Di loro è il regno dei cieli, non dei sapienti. Dio va contro a tutti i sapienti che pensano di essere gli autori delle loro scoperte. E più Dio gli ha concesso di essere scopritori di verità, più le attribuiscono alla loro capacità e insuperbiscono. Io, grazie a Dio, non ho avuto questa pecca nella mia esistenza e non ho nemmeno paura di apparire uno che poi sbaglia o non sbaglia. Faccia Dio se vuole che io appaia uno sbruffone, ve lo farà vedere. Se vuole invece che attraverso di me venga quella verità che vi doveva dire, ecco, sia fatta la volontà di Dio. Ma ritorniamo un po' al discorso iniziale. L'uomo potrà andare dunque nell'universo? Io vi ho fatto svolazzi su di me, proprio per farvi capire, almeno intuire, che nella condizione in cui io mi ritrovo a esistere, potrei essere quel dono di Dio che Dio vi ha descritto nella Bibbia come quella verità che doveva tornare e che vi si è ripresentata in uno che finalmente è un personaggio interamente dominato da Dio, che è uguale a tutti voi. E lo è, e dice, allora anche tutti voi siete Dio, se io sono Dio. Ma questa è la verità fondamentale che io cerco di farvi capire. Perché voi potrete andare in tutto l'universo da un punto all'altro e non potrete fare una cosa più grande di quella che io oggi vi consento a voi di divenire Dio. Voi potreste divenire gli utenti privilegiati, i dominatori dell'universo, ma se io vi dico potete accorgervi di essere un Dio che ha assunto la croce del vostro personaggio e voi finalmente arrivate a capire che siete l'immagine esatta che Dio vi ha dato attraverso Gesù Cristo di un Dio venuto in croce. E questo dramma divino c'è in tutti voi. Allora, quando Gesù vi dice che cosa varrebbe arrivare a dominare e a possedere il mondo intero se voi perdete la vostra anima, io vi dico, che cosa vale a voi arrivare a dominare l'intero universo, a percorrerlo realmente in un tempo istantaneo, se avete perso la vostra anima ed essendo un Dio
nella croce del vostro limite, invece vi confondete con quel limite. Quel limite, quel personaggio, per quanto sia stato disegnato in modo grandioso da Dio, se è pari alla vostra comprensione di essere quel personaggio, voi avete perso l'essenza di Dio. Io invece vi sto aprendo all'intero universo, aprendovi alla vostra vera essenza, quella di Dio, ma per ora un Dio in croce nel percorso che vi porti finalmente in quel paradiso in cui proprio la vostra croce vi libererà di quella croce e vi farà fruire del banchetto divino che mangerete, ma grazie al vostro gusto che avete assunto. Ma state bene attenti, liberatevi della logica del mondo che avete ora, perché è una logica perversa. A voi sembra che quando un uomo muoia ci sia da gioire? No, assolutamente, c'è da piangere. E invece dovreste sapere che quella vita finalmente comincia a vivere. Questa è la logica di Dio. Dio oggi, in questo periodo del tempo, in cui ci sono tutti i disastri, e muoiono, e muoiono, e muoiono, e voi sembrate dire, ma dov'è Dio? Li sta portando tutti in paradiso. Ma voi non credete che la vera vita cominci dopo la morte. E vi attaccate disperatamente alla vita di questo personaggio che è interamente dominato dall'autore, che gli fa fare tutte solo le cose che l'autore gli ha donato. Questo voi siete oggi, schiavi in terra d'Egitto, ma avete la promessa della libertà. E questa promessa di questa libertà ve la sto facendo capire io oggi. Voi diverrete i dominatori dell'universo, sì, di tutto l'universo, in cui vi potrete spostare con una velocità ancora maggiore a quella che oggi usate per andare in America. Lo potrete fare. E attenti però, non confondete il vostro personaggio con chi anima il vostro personaggio. Voi siete un personaggio animato dall'alto, animato da Dio, e Dio è il creatore vostro, la vostra anima e la vostra animazione. Tra l'animatore e l'animato non c'è differenza. Si tratta di enti assolutamente puri nella loro completezza e pienezza. Non c'è in chi è vicino a questo modo possibile, e vi faccio presente uno scimpanzé, non c'è la stessa anima di Dio che c'è in voi, in noi, ma non per razzismo, proprio perché l'anima è un dono di un ente divino che c'è o non c'è. Nello scimpanzé ci può essere il divino e ci sarà. Uno che mi ha scritto mi ha detto: mi dispiace pensare che il mio cane non esisterà, e non esiste. Non è così. Noi potremo essere in tutta la vita che vediamo essere. Essere noi l'ente che dà vita al nostro cane, mettendoci nei panni suoi. Gli animali sono uno strumento che Dio ci dà per poter volare. Potremo volare su ali d'aquila, potremo fare le nostre avventure mettendoci idealmente nei panni di microbi che vivono nell'esistenza di un corpo. Tutta la vita che vediamo presente oggi nel mondo sarà un possibile dominio del nostro io, però a partire
da un gusto acquisito oppure no. Ma il gusto acquisito, che voi pensate è una conquista, non lo è. È un gusto perso. Chi più ha vita, più rischia di perdere il suo gusto e di fissarsi proprio su un gusto così particolare che per lui va bene solo come optimum quel raggiungimento lì, reso selezionatissimo. Invece chi non ha vita, un povero embrione che in apparenza dei genitori crudelmente hanno fatto abortire, sarà un angelo nel cielo, perché la sua vita è già cominciata, la sua anima c'è già. Ma mentre sembra che l'uomo, perfino suo padre e sua madre, sono così malvagi e cattivi che per dargli una vita come si deve e nella paura di non potergliela dare lo uccidono, Dio gli dà la vita e il massimo gusto di tutto il creato. Gli angeli sono anime che, non avendo avuto la cattiva sorte di imbragarsi nella vita reale, non hanno perso il gusto di tutta l'opera divina. L'uomo lo perde. A mano che acquisisce il suo gusto, perde la capacità di gustare le cose che non gli piacciono. Per questo Gesù vi ha detto: amate tutti. Tutti che sentite parlare vi dicono: ama chi ti ama. No, io vi dico: ama il nemico. Amare senza esclusione di nessuno significa non perdere nessuno da poter gustare nel paradiso. Se voi invece amate un cibo o un'anima e un'altra no, la escluderete da voi stessi, dal vostro possibile paradiso. Vedete quanta importanza è data alla vostra azione affinché capiate chi voler essere. Cercate di voler essere Dio, un Dio grandioso. E lo sarete, perché Dio non è lontano da voi. Dio è chi vi sta facendo ora e chi è nella croce del vostro personaggio. Accettate umilmente chi Dio ha fatto di voi, avendo la piena convinzione che Dio non ha creato figli e figliastri. Sembra, ma la vita e vai e vieni. Il campo si lavora al diritto e al rovescio. E se voi che avete avuto la promessa di un danaro al giorno per lavorare al campo e avete cominciato al mattino e avete lavorato fino alla sera, mentre alcuni hanno cominciato la sera lavorando una minima parte di quella che avete lavorato voi, e vedete che costui ha quanto è stato promesso a voi, e vedendo poi che anche a voi è data la stessa quantità, vi lamentate dicendo che non c'è giustizia. Lui ha lavorato così poco, io ho lavorato, mi sono fatto il mazzo tutto il giorno e devo ricevere la stessa quantità che ha ricevuto lui? Gesù vi ha fatto rispondere da quel padrone: amico, perché mi vuoi impedire di essere buono? Sei forse invidioso? Ma io invece vi dico, chi non ha lavorato ora, lavorerà dopo, perché quella percentuale di azione verso il bene che non esiste in questo tratto di vita, esisterà nel tratto uguale e contrario.
La vita comprende il bene diviso nel verso dell'universo e nel verso uguale e contrario. Se voi fate solo il 10% ora, farete il 90% dopo, perché Dio vi converte tutto e vi consente, proprio perché vi ama, di poter dare oltre quelli che sembrano i limiti della vostra vita reale, oltre la morte. Dandovi un'altra vita, uguale alla prima, ma percorsa in senso esattamente inverso, tanto che se ora lavorate, nell'altra riposate. E in tutto ciascuno di voi farà quel 100%, per cui ricevendo tutti la stessa quantità, riceverete tutti lo stesso disegno di tutto quello che esiste nella realtà disegnata da Dio. Vedete quanto è grande l'universo? Immaginatelo in tutto il tempo. Immaginate di poter essere chiunque abbia avuto o abbia o avrà una parte in questo disegno. Ebbene, tutto ciò sarà per voi. Non solo quello che concretamente volete vedere oggi con i vostri occhi, se potete salire su una navetta e un giorno andare nella Proxima Centauri o dove pensate. Non solo questo, ma dopo che avete desiderato a lungo di unirvi al vostro compagno, alla vostra compagna, e aver visto oggi l'impossibilità di questa unione, vedrete come questa realmente si compie e come tutti gli uomini che ora si vedono uguali e divisi si ritroveranno nella comunione globale. Sarà perso questo senso di solitudine che l'uomo oggi ha. Ci sarà la conquista non solo di tutto lo spazio e di tutto l'universo, ma nel paradiso la conquista di tutte le possibili parti che sono comprese nel disegno della vita, senza distinzione tra uomo o animale. E quel cane che oggi tanto vi è caro, potrete entrare in lui mentre vi dimostra il suo amore e vivere quello che oggi vi sembra che esista, ma in quel cane non c'è, se l'ente divino, e siete voi, non entra in questo che non avrebbe modo di esistere per conto suo e gli dà vita vera. Ecco, tutto ciò vi sta davanti, non solo i viaggi reali nello spazio-tempo, ma i viaggi in tutto il disegno che Dio ha creato, perché è Dio in ciascuno di voi e suo è il disegno. E se provvisoriamente oggi ha assunto solo una parte, state certi che non ha rinunciato a tutto il disegno che è tutto quanto suo, ma si è voluto mettere in condizione di poterne gioire sotto ogni possibile partenza. E voi, come figli diversi di un unico padre, che non è altri che voi stessi, siete il modo che un padre ha di vivere in eterno in ogni figlio. E questo è veramente quel gesto d'amore che un padre e una madre hanno quando mettono al mondo un figlio. Rilanciano se stessi in quel nuovo essere. Questo è il dono di un padre. La presenza di un padre non vede il suo successo in se stesso, lo vede e lo proietta nei figli. E così Dio lo fa proiettandolo in voi. E nel mentre proietta il suo amore in voi e vi crea uguali e diversi ognuno dall'altro,
dando a voi il modo di gioire in modo diverso, lo dà a se stesso. E quindi c'è il perfetto incontro tra un amore che vuole donare a un figlio e un figlio che si ritrova in tutto quell'amore che gli ha donato suo padre. Noi siamo in un mondo che è molto, molto più importante dell'universo. È l'essenza che permea l'universo. È proprio Dio, ossia l'onnipotenza di ogni cosa. A questo traguardo siete diretti. Cercate di non rovinare la vostra anima affezionandovi a cose di poco conto. Questo è il consiglio terra terra che io vi do. Non degradate il vostro gusto, perché avrete in proporzione al gusto che avrete liberamente acquisito. Fate voi.